Le forme del verbo. È evidente che i pilastri della frase sono il verbo e le parti nominali. Approfondiamo la nostra conoscenza del verbo, parola per eccellenza. Tanto è vero che per i latini, la parola verbum significava parola, quindi parola per eccellenza. E il verbo ci dice parecchie cose. Ad esempio, se io ho un verbo del genere, io studio tutto il giorno latino, ecco. Se ho un verbo di questo tipo, la parola studio mi dice parecchie cose. Mi dice anzitutto chi è che fa l'azione. Sono io che studio, no? Poi mi dice che lo faccio adesso, io studio adesso, non è che studiavo nel passato o studierò nel futuro, ma studio adesso. Poi dice che lo faccio realmente, Non è che io studierei latino se avessi tempo, no? No, io studio latino, Mi dice parecchie cose il verbo. Ad esempio, se avessimo un altro tipo di verbo, del tipo sono stato affascinato dall'incontro con te. Sono stato affascinato, mi dice che sono sempre io ad essere stato, in questo caso, ad essere stato affascinato. Solo che mi dice che questo fatto è avvenuto nel passato, non riguarda il presente ma riguarda il passato. Sono stato affascinato da te, è diverso da dire sono affascinato adesso da te. Poi è un'altra cosa, è un fatto reale anche questo, non è io sarei stato affascinato. Mentre un'altra cosa importante è che esiste comunque un qualcun altro, che sei tu, che hai affascinato me. Cioè, dice parecchie cose il verbo, no? Oppure se avessimo una frase del tipo, dopo che ho visto quel film non sono riuscito a dormire. In quel caso, quando io dico dopo che ho visto il film, sono sempre io quello che fa l'azione, però è evidente che ci sono due azioni che sono avvenute, l'una prima e l'altra dopo. L'azione che è avvenuta prima è vedere il film, quella che è avvenuta dopo è quella di andare a letto ma non riuscire a dormire. Quindi mi dice parecchie cose, dicevamo, il verbo. Insomma, mi fa capire qual è la persona. La persona che compie l'azione o che la subisce, insomma. Poi mi dice il tempo, se è un presente, oppure nel passato, oppure nel futuro. Poi mi dice se è singolare o plurale questa persona. Poi il tempo può essere semplice o composto. Sono stato affascinato un tempo composto, mentre studio, dicevamo prima, è un tempo semplice. Poi mi dice il modo, quindi noi abbiamo sempre utilizzato in queste frasette l'indicativo, quindi il modo della realtà, però esistono anche altri modi verbali. E infine mi dice se è un tempo composto oppure semplice. Mi dice anche dove si colloca nel tempo l'azione e anche in relazione alle altre. Vi ricordate che prima abbiamo detto dopo che ho visto il film non sono riuscito a dormire, relazione di tempo. E poi la diatesi, attiva o passiva. Io studio attivo, sono stato affascinato, invece è passivo. Cioè mi dice parecchie cose, insomma. Su queste le possiamo chiamare le variabili, ecco. Le variabili del verbo sono la persona, il tempo, il modo e la diatesi. Non esiste nessuna parola così ricca come il verbo. Perché, insomma, ad esempio il nome mi può dire il genere, il numero, no? Ma il verbo mi dà molte più informazioni. Il numero, anche il verbo è il numero, no? Singolare e plurale. Certe volte anche il genere, maschile e femminile. Sono stato affascinato, è stata affascinata. Ma il verbo mi dice anche di più, no? Mi dice il tempo, il modo, la diatesi. Possiamo quindi parlare di una sorta di sistema verbale. Se lo prendiamo come un gioco, ecco, come un gioco a incastri, osservando ad esempio i modi finiti. Beh, insomma, sappiamo la differenza tra modi finiti
in italiano sono quattro: indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo. Condizionale è quello che non c'è nel latino. Poi invece i modi indefiniti sono tre, in italiano sono infinito, participio e gerundio. Se osserviamo i modi finiti, in particolar modo l'indicativo, il congiuntivo e il gerundio, come una sorta di piccolo gioco a incastro, noteremo che ci sono sette tempi semplici e sette tempi composti. Il nostro libro ci dice questa cosa molto semplice. Ci dice, a prescindere dal nome di questi tempi verbali, possiamo incasellare i vari tempi verbali di questi tre modi finiti, l'indicativo, il congiuntivo e il condizionale, in una tabella che ha sette righe, no? Queste sette righe corrispondono a quattro tempi semplici dell'indicativo, due tempi semplici del congiuntivo, un tempo semplice del condizionale. Dovreste seguirmi proprio sul libro. Cosa dite? Dicevamo quindi che esistono quattro tempi verbali semplici dell'indicativo. Quindi io leggo, a cui corrisponde un tempo composto. Quindi è sufficiente aggiungere l'ausiliare e ho il tempo composto corrispondente. È logico che utilizzerò l'ausiliare allo stesso tempo del tempo semplice, no? Se io per esempio leggo, ho un presente indicativo, per formare il tempo composto corrispondente utilizzerò l'ausiliare al presente indicativo. Quindi io ho letto. Per quanto riguarda il passivo, mi devo comportare diversamente, perché nel passivo non ci sono tempi semplici, sono tutti tempi composti. Nel passivo sono tutti tempi con l'ausiliare essere, no? Ad esempio, sono letto, che ha il presente indicativo dell'ausiliare semplice, a cui corrisponde poi quest'altro tempo composto che ha come ausiliare il presente, sempre dell'ausiliare semplice, più il participio passato dell'ausiliare, più il participio passato del verbo che sto coniugando. Ecco quindi che ovviamente in questa seconda parte della nostra tabella ci saranno solamente tempi composti, no? Perché nel passivo ci sono solo tempi composti. Però noi andiamo proprio all'origine, no? E inseriamo un altro tempo semplice dell'indicativo, che è l'imperfetto. Imperfetto, esempio, leggevo. Cosa facciamo quindi? Per individuare il tempo composto corrispondente usiamo l'ausiliare al tempo imperfetto. Ausiliare avere al tempo imperfetto. Avevo letto. Per completare la tabella da questa parte sarà sufficiente inserire il verbo essere, ausiliare semplice e poi il verbo essere composto. Continuiamo il nostro gioco inserendo il futuro. Futuro, quindi, per esempio, leggerò, il tempo composto corrispondente avrò letto. I passivi sono evidentemente sarò letto e sarò stato letto. Concludiamo l'indicativo con l'ultimo tempo semplice, che significativamente il vostro libro chiama perfetto. In italiano lo chiamiamo passato remoto. Però il nostro libro dice, guardate che è un tempo semplice, per questo gli dà questo nome che noi sappiamo benissimo essere derivante dal latino. Il tempo passato remoto lo chiama perfetto, vuol dire è un tempo semplice. E quindi, non so, io lessi, qui metteremo l'ausiliare, io ebbi, fui, e fui stato, a prescindere poi dal fatto che effettivamente si utilizzino certe forme verbali oppure no, c'è un sistema che
di incastri in cui possiamo inserire tutti quanti i tempi verbali di questi tre modi finiti. E abbiamo terminato così l'indicativo. È fatto da 8 tempi verbali. Come ben sappiamo, infatti, un presente, due futuri e cinque passati. Il congiuntivo abbiamo detto che ha due tempi semplici, quindi che io legga, abbia letto, che diventa al passivo sia letto e sia stato letto. E dice, facciamo questo giochino ancora senza dare il nome a tutti questi tempi verbali, no? Poi dopo lo daremo nome, dovremo darlo e dovremo saperlo, no? Dovremo sempre analizzare il verbo e conoscere la forma verbale. Però per il momento accorgiamoci di questo, che è un sistema così congegnato, no? Per cui a ogni tempo semplice corrisponde un suo composto, così come esiste, non so, il congiuntivo imperfetto, che io leggessi, avessi letto, fossi, fossi letto, fossi stato letto, no? Abbiamo quindi terminato anche il congiuntivo e poi il condizionale, leggerei. Quindi il congiuntivo ha quattro tempi verbali, no? Due semplici e due composti. E infine il condizionale che ha un tempo verbale semplice e un tempo verbale composto. Qui abbiamo ovviamente sarei e sarei stato, sarei letto, sarei stato letto. Allora, quindi, fatto un po' tutta questa sistemazione dei verbi, posso semplicemente analizzare i verbi anche solo dicendo è il tempo composto di quello, è il tempo semplice di quell'altro, eccetera, eccetera, no? Poi ci sono i verbi regolari e i verbi irregolari. Ecco che le coniugazioni servono anche per capire un po' generalmente quale modello seguono di coniugazione ai verbi. Ci sono tre coniugazioni in italiano, are, ere, ire, e poi ci sono dei verbi irregolari, quindi che non fanno parte di nessuna di queste coniugazioni. Come funziona il sistema? Per conoscere il sistema dei verbi non è necessario partire dall'elenco dei tempi con il loro nome, si possono usare invece le variabili per trasformare le forme. Le variabili. Allora, data la variabile persona, se devo cambiare la persona dalla prima alla seconda, invece di dire leggo, dico tu leggi, invece di dire leggevo, tu leggevi, leggerò, tu leggerai, eccetera. Se devo cambiare il numero, invece di dire leggo, dirò noi leggiamo, oppure noi leggevamo, noi leggeremo, eccetera. Se devo cambiare il tempo all'interno dell'indicativo passerò, che ne so, appunto da leggo a leggevo, leggerò, lessi i quattro tempi semplici. Se devo passare dal tempo semplice al tempo composto, mi basta aggiungere l'ausiliare. Se devo passare dall'indicativo congiuntivo a condizionale, appunto dirò leggo, che io legga o leggerei. E se il verbo è transitivo, posso anche, ho anche tutta questa seconda parte della tabella, cioè la terza e la quarta colonna del passivo, i sette tempi principali e del passivo sette tempi composti da quelli principali. Però devo avere un verbo transitivo, ovviamente se ho il verbo andare, tornare, eccetera, non potrò compilare questa seconda parte della tabella, non avrò insomma, verbi. A questo punto, capito il meccanismo, è possibile imparare. Adesso, solo adesso, impariamo come si chiamano i 7 più 7 tempi. Diciamo che è più facile imparare come funzionano. Incominciamo quindi a capire proprio che funzionano in questo modo. Poi da qui impariamo anche i loro nomi. Il passato è composto del presente. Qui abbiamo il presente. E qui abbiamo il passato prossimo. Ma anche in questo caso, anche nel caso del congiuntivo, abbiamo un presente cui corrisponde un passato. Per
Presente congiuntivo, passato congiuntivo. Anche nel caso del condizionale abbiamo un presente cui corrisponde un passato. Condizionale presente, condizionale passato. Fa eccezione il passato remoto, quindi poi nel caso dell'indicativo dobbiamo distinguere. Ecco il motivo perché è stato usato nello specchietto il nome tempo perfetto, perché è più chiaro che è un tempo semplice in questo modo, no? E allora possiamo andare alla tabella, alla pagina 224, dove viene dato un nome a tutti questi tempi. Presente, passato prossimo, presente passivo, passato prossimo passivo, imperfetto, tra passato prossimo, imperfetto passivo, tra passato prossimo passivo, futuro, futuro anteriore. Futuro passivo, futuro semplice passivo, futuro anteriore passivo. Passato remoto, tra virgolette, perfetto. Tra passato remoto passivo, tra passato remoto passivo. Presente, passato congiuntivo, presente congiuntivo passivo. Imperfetto, tra passato congiuntivo, imperfetto congiuntivo passivo. Tra passato congiuntivo passivo, presente condizionale, passato condizionale, presente condizionale attivo, presente condizionale passivo. Gli altri modi verbali che non sono in questa tabella sono l'imperativo. Tenete presente che in italiano c'è solo l'imperativo presente. A differenza del latino, non c'è l'imperativo futuro, non c'è l'imperativo passivo. Sì, mangiato, in realtà sarebbe un congiuntivo. Quindi l'imperativo in italiano è solo presente. Quindi leggi tu, leggete voi, temi tu, temete voi, vai tu, andate voi, eccetera. Poi ci sono tre modi indefiniti, dicevamo, che sono il gerundio, l'infinito e il participio. Su questi, anche su questi, rifletteremo maggiormente nelle prossime lezioni, no? Per il momento andiamo a completare la nostra tabella dicendo che esiste un gerundio semplice, chiamiamolo presente leggendo, e un gerundio composto, passato, avendo letto. E questo anche il passivo, essendo letto, essendo stato letto. L'infinito ha tutti e quattro i tempi, quindi leggere, aver letto, essere letto, essere stato letto. Invece il participio non ha. Ha solamente il participio presente e il participio passato. Il participio presente è attivo perché leggente è attivo, mentre invece il participio passato, letto, è passivo, giusto? Perché subisce l'azione di leggere e serve anche per formare tutti gli altri tempi verbali composti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.